Sull'opera di Kojima si è detto di tutto e anche il suo contrario. Death Stranding è un'opera monumentale, una delle produzioni più importanti del decennio su cui è necessario ragionare per capire come si sta evolvendo il medium videoludico e quali sono i suoi limiti evidenti. Per quanto ami il director giapponese, non credo però che questo gioco rappresenti la sua vetta creativa, e se mette in risalto una consapevolezza artistica da veterano del settore, allo stesso tempo palesa un'artificialità strutturale difficile da digerire. Non dico che Death Stranding non sia in grado di lasciare il segno, e capisco perfettamente l'impatto emotivo che può aver avuto su molti giocatori, ma credo che gran parte dell'attenzione generata dal gioco sia dovuta a fattori esterni, a un contorno accessorio che va oltre le qualità e i difetti del gioco. E sì, anche tutto questo è parte dell'esperienza Death Stranding, ma quando le acque si saranno calmate, fra un po' di tempo, prevedo che il gioco verrà nettamente ricontestualizzato e giudicato con molta più durezza. Per questo per me Death Stranding non è un capolavoro, è solo un gioco fenomenale, che difficilmente però resisterà alla prova degli anni. Ora vi faccio incazzare, se fra 10, 20, 100 anni potremo ancora discutere e ragionare sul finale di Metal Gear Solid 2, Death Stranding verrà ricordato al massimo come un bel gioco. Ok, ho lanciato la bomba e prometto di argomentare bene questa mia tesi, ma prima di chiudere il video o incazzarvi nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, così potremo continuare a ragionare di videogiochi insieme. Death Stranding è l'espressione massima della maturità produttiva di un regista come Kojima, che come mai prima d'ora riesce a permeare con il suo taglio autoriale un prodotto pensato per il grande pubblico. Dico regista e non game director perché questa analisi sarà un continuo parallelo con il mondo cinematografico e non potrebbe essere altrimenti. Se il debito verso John Carpenter ormai è sempre più evidente, grazie ad esempio alla colonna sonora che sembra uscire fuori direttamente da uno dei capolavori horror del regista americano, è la digitalizzazione degli attori a mettere in chiaro che Death Stranding è il film che Kojima avrebbe voluto da sempre dirigere. La presenza di Refn e del Toro avvalora ancora di più questo mio punto di vista. Kojima, dal canto suo, non accetta più compromessi. Senza le pesanti restrizioni imposte da Konami, Hideo cura la sua produzione sotto ogni aspetto, ben oltre i compiti del regista. Scrittore, produttore, si è occupato del montaggio dei trailer e ha persino gestito la comunicazione pubblicitaria del titolo, accompagnando l'utenza passo dopo passo verso la scoperta di Death Stranding. Senza Kojima, tutto questo non sarebbe stato possibile. E non parlo delle sue abilità registiche, ma proprio del fatto che ci troviamo di fronte a un mostro sacro del settore a cui è stata data l'opportunità di realizzare la sua visione. Abbiamo un cast stellare che si affida totalmente alle sue indicazioni, spesso non capendo bene cosa stia succedendo, e Sony che accompagna la produzione mettendo a disposizione uno degli engine grafici migliori di questa generazione. Kojima, dopo 30 anni di militanza nell'industria videoludica, non ha più limitazioni e dà sfogo al suo estro creativo. Quindi, qual è il problema? Come un bel film di Christopher Nolan, Death Stranding fa paura nella sua perfezione. Tecnicamente ineccepibile, è in grado di coinvolgere lo spettatore dall'inizio alla fine perché è tarato sulle aspettative del suo pubblico. Sa quali sono i nervi scoperti da andare a stimolare e lo fa in modo furbesco, senza mai assumersi però la responsabilità di proporre delle vere e rischiose scelte autoriali. Capiamoci, il gioco è pieno di quelle stranezze tipicamente kojimiane che rendono riconoscibile ogni sua opera, ma queste non sono fondamentali, manca a mio avviso la voglia di sorprendere e scandalizzare il giocatore, tratto distintivo dei primi tre episodi di Metal Gear Solid. Rispetto alla saga storica, Death Stranding parte con un grandissimo vantaggio, nonché una delle sue più grandi qualità. Non deve sottostare a nessuna continuity narrativa, un peso che aveva schiacciato la storia di Solid Snake e Big Boss in una costruzione incongruente e fragile, fatta di continue correzioni e rimandi che non potevano non confondere e spaventare il giocatore. E questo, credetemi, per me è il punto più affascinante, perché Kojima non si limita a gettare le fondamenta di un nuovo universo narrativo, ma confeziona in maniera impeccabile una mitologia vasta e coerente, curata nei minimi dettagli, in un racconto che ha un inizio e una fine, senza lasciare nulla in sospeso. In un mondo dominato dalla serialità televisiva, dove ogni narrazione prosegue all'infinito finché desta l'attenzione del pubblico, Death Stranding è un'anomalia. Dal BB alla cronopioggia, passando per le creature arenate, la rete chirale e il Death Stranding stesso, tutto concorre alla formazione di un puzzle dove ogni pezzo si incastra perfettamente con l'altro e niente è lasciato al caso. Abbiamo il percorso inverso rispetto a Metal Gear,
dove una narrativa semplice andava via via complicandosi, perdendo la traccia delle premesse iniziali. L'avventura di Sam, invece, nasce nel mistero più totale, nella curiosità generata dall'incomprensione e piano piano riesce nel difficilissimo compito di spiegarsi totalmente. È da anni che fantastichiamo su quel primo trailer e sulla sua incredibile potenza visiva. Siamo ossessionati dalla ritualità dei gesti compiuti nei trailer, come l'invito al silenzio o le lacrime che accompagnano i personaggi. Tutta questa attesa viene ripagata con una spiegazione comprensiva in grado di contestualizzare ogni piccolo indizio presente sin dall'inizio. Qui però risiede, secondo me, il più grande problema di Death Stranding. Kojima sacrifica tutto sull'altare della spiegazione razionale, depotenziando enormemente qualsiasi tipo di immaginario legato a Death Stranding e ogni possibile discussione futura. Ci sono passaggi che non vi sono chiari? Beh, rileggete l'intervista all'interno del gioco o guardatevi qualche spiegazione su YouTube. E basta, finisce qui, c'è ben poco su cui riflettere. Mentre le ore finali di Metal Gear Solid 2 uccidevano completamente il ruolo del giocatore, regalando la riflessione più importante mai vista all'interno di un videogioco, Death Stranding ricompensa il tedio del backtracking finale con ore di puro cinema hollywoodiano che tranquillizzano il giocatore e regalano un happy ending totalmente innocuo. E spostiamoci sul fronte del gameplay per vedere come anche questo è un aspetto sacrificato in funzione di una narrativa accomodante. Lo ripeto di nuovo, Death Stranding è divertente e l'aver elevato la fetch quest a motore primario del gameplay è forse uno dei tratti più interessanti. Il fattorinaggio di Sam è sicuramente un'esperienza diversa, ma che nella sua peculiarità riesce ad emozionare e coinvolgere. E se posso giustificare la sostanziale inutilità di tutto quello che non sia esplorazione, quindi fasi stealth e combattimento, non riesco proprio a mandare giù la pochezza delle boss fight. Eccolo il sacrificio narrativo che si ripercuote sul gameplay. Non c'è spazio per la sperimentazione proprio perché la storia di Death Stranding non riesce ad uscire dai suoi binari e ci ritroviamo di fronte così ad un gioco incapace di regalare un villain carismatico. Pensate alla saga di Metal Gear senza le sue boss fight, ad esempio l'impatto che ebbe Psycho Mantis sul game design degli anni 90, o magari alla peculiarità dell'approccio ad ogni singolo membro della Cobra Unit che culminava poi nell'incontro con The Boss, una delle battaglie più evocative e cariche di pathos della storia dei videogiochi. In Death Stranding non c'è nulla di tutto questo, Higgs è solo una pedina che perde la sua funzione ben prima della fine del gioco e di cui non ci viene nemmeno mostrata la fine. La boss fight che precede il lunghissimo epilogo non solo è l'ennesima reiterazione di una formula senza mordente, ma incarna la totale incapacità di creare un antagonista all'interno di una storia strutturata solo per dare vita al contesto. Per spiegare meglio cosa intendo quando dico che Kojima dà priorità alla struttura piuttosto che allo sviluppo, basta soffermarsi un attimo sul titolo che più di tutti ha segnato la narrativa videoludica contemporanea, The Last of Us. L'apocalisse post-Cordyceps è un pretesto per inscenare la tragedia di Joel e il suo conflittuale rapporto con Ellie, e la loro piccola e insignificante esistenza si rifiuta di divenire parte attiva nel mondo. In Death Stranding invece conta solo il mistero e la sua risoluzione, che a conti fatti non cambia nulla. Per quanto si sia cercato di lavorare molto sui personaggi, si ha la sensazione che le loro storie, seppur molto affascinanti, siano delle interruzioni non necessarie, delle forzature per ricondurre tutto al tema della riconnessione. Questo in parte credo che sia anche colpa della verbosità dello storytelling kojimiano, tratto tipicamente giapponese, dove viene richiesto al giocatore di interrompere completamente e continuamente la partecipazione attiva per ascoltare monologhi troppo didascalici. Se da una parte si guadagna in chiarezza espositiva, dove già i nomi dei personaggi rappresentano il loro carattere, dall'altra viene a galla l'ossessione di Kojima di voler accompagnare per mano il giocatore fino alla fine. Metal Gear Solid 2 è un prodotto schizofrenico, instabile, è la creazione di un visionario fortemente irrequieto che alla pressione delle aspettative e agli obblighi sociali decide di rispondere con un grandissimo dito medio. Kojima, a costo di alienare il giocatore, decostruiva totalmente il medium videoludico, rinnegando il suo stesso operato e ridicolizzando la sua storia personale. Il risultato, uno dei giochi più attesi di tutti i tempi, deluse parecchio perché rappresentava tutto quello che i fan non avrebbero voluto mai giocare, ma era anche la summa di un pensiero irrequieto che riusciva a interpretare perfettamente l'ansia del nuovo millennio e a profetizzare quelli che sarebbero stati i grandi dilemmi del web.
Death Stranding è un prodotto narcisistico, un esercizio di stile atto a dimostrare l'incredibile capacità del suo creatore che può finalmente affermarsi e confermarsi come unico demiurgo dell'industria. Kojima è leggenda e negli anni a venire ci ricorderemo dell'incredibile circo transmediale messo su da Hideo, dell'attesa messianica che ha mesmerizzato i giocatori di tutto il mondo a partire dal reveal nel 2016, ma soprattutto dell'assurda discussione che si è alzata intorno al gioco, su cosa sia il divertimento e su cosa significhi videogiocare. Insomma, in futuro si parlerà ancora del viaggio che ci ha portato a Death Stranding, non del gioco in sé. Come per Sam, l'unica cosa a contare veramente è la pianificazione del percorso, non la meta. E questo era tutto quello che avevo da dire su Death Stranding, sicuramente uno dei titoli più polarizzanti di questa decade. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti qua sotto. Io sono il Poro Michele, dalle UCA, ciao!